Varigese. Sono riuscito a vincere. Clusone, provincia di Bergamo, seconda delle tante gare in programma in questa giornata che vuole essere la giornata d'apertura del Trofeo Lombardia di Ciclocross Memorial Lele Dall'Oste. Secondo Gran Premio Città di Clusone e al via in questo momento le categorie Juniores e Elite Femminili. Una manifestazione questa che sta proseguendo nell'arco della giornata dopo che sono già state consegnate praticamente i mazzi di fiori nelle categorie esordienti con Mattia Mainetti, nelle categorie allievi con Christian Cominelli e nella categoria esordienti donne e allieve con Valeria Tagliabue. Ma le immagini ci portano inevitabilmente ed immediatamente sulla cronaca, la cronaca che vede un discreto numero di atleti alla via, sia uomini che donne, una bella manifestazione quella organizzata dalla Capa Reghini, Unione Sportiva Filago Colnago, in collaborazione con la Mountain Bike Club di Clusone. Una collaborazione iniziata l'anno scorso, è giusto ricordarlo, e che continua grazie naturalmente anche ai buoni uffici di Franco Barzasi, vero uomo tuttofare dell'organizzazione di Clusone, e che ha trovato in Erminio Bolgiani naturalmente il suo compagno di corsa per l'organizzazione di questa manifestazione. Ha detto che l'anno scorso per la prima volta è stato inaugurato proprio qui il circuito nazionale di ciclocross, e quest'anno naturalmente gli organizzatori non si sono lasciati sfuggire la proposta del Comitato Regionale Lombardo di iniziare proprio da qui quello che è il capostipite praticamente dei circuiti del ciclocross. Stiamo parlando del Trofeo Lombardo, la prima regione in senso assoluto in Italia a far svolgere questo tipo di manifestazioni in più prove, e che continua nella tradizione ma soprattutto nel ricordo di Lele Dall'Oste. Ma veniamo alla cronaca, partecipazione ricchissima e qualificata quella che è venuta qua su a Clusone. Abbiamo visto in pratica atleti che hanno vinto già dei titoli italiani. È passato davanti ai nostri occhi Davide Malacarne della Rinascita Ormelle del Veneto, che l'anno scorso ha vinto il titolo appunto nella categoria allievi, e c'è anche in corsa colui il quale è salito proprio sul podio del tricolore dello scorso anno che si sono svolti in quel di Bassano della Grappa con la regia organizzativa naturalmente della Selle Italia. Una manifestazione che già sta dimostrando i valori in campo qui in quadrata la campionessa italiana delle juniores Nicoletta Bresciani, un atleta che naturalmente continua nella passione, trasmessa lì dal padre. Qui c'è anche sua sorella in gara, ma là davanti avete visto col numero 154 la varesina, atleta varesina Claudia Marsiglio, che praticamente è stata una stagione ferma e ha conquistato proprio in chiusura di stagione nel settembre di quest'anno la Marathon Bike al femminile. Un atleta che comunque si farà vedere anche in questo momento invernale. Intanto al nostro fianco a parlare e a commentare con noi le immagini il nostro collaboratore più stretto Stefano Bertolotti. Abbiamo già visto che praticamente era partito bene, molto bene, il Mercante, Gabriele Mercante, ricordiamolo, corridore che viene da Brugnotto Veneta, e poi abbiamo visto anche Ursi, un corridore, Fabio Ursi, che corre quest'anno per il gruppo sportivo Bareggese e che ha conquistato in passato il titolo nella categoria allievi proprio nel ciclocross. Immagini che salteranno un pochettino dalla gara riservata agli juniores a quella riservata alle donne. Intanto ecco Mercante al comando. Il veneto Gabriele Mercante sta guidando la prova riservata agli juniores, con Ursi particolarmente convinto nell'inseguire appunto il battistrada. Passaggio per l'ex tricolore degli allievi Davide Malacarne, che attualmente occupa la terza posizione, quindi Daniele Radici della Motorex Bianchi. Insomma, le prime posizioni del gruppo sono abbastanza definite per il momento, ma nulla è ancora sicuro. Abbiamo visto transitare di fronte al nostro obiettivo anche un drappello guidato da Damiano Fontana, e via via
tutti gli altri atleti. Mentre diversa è la situazione per quanto riguarda la gara delle donne, che ha una padrona assoluta in queste fasi di corsa, è la maglia tricolore di Annabella Stropparo, che subito dopo il via è rimasta un po' con le altre atlete, ora è sola al comando, e ad inseguire troviamo Paola Bortolin, diciamo forse l'avversaria più pericolosa per la Stropparo. La terza posizione occupata dalla lombarda Francesca Cucciniello, una bella realtà per quanto riguarda il movimento fuoristrada al femminile. E qui vediamo che Ursi ha raggiunto il corridore veneto Gabriele Mercante, quindi una coppia al comando, con un Ursi che fa sfoggio della nuova maglia e che è equipaggiato quest'anno con biciclette Guerciotti, una sorta di collaborazione tra la Varaggese e la Guerciotti per quanto riguarda le manifestazioni del fuoristrada. E qui vediamo Malacarne, Davide Malacarne, che lo vediamo un pochettino appesantito, anche se il ragazzo, vedo a dire, è sempre stato un pochettino un po' sostenuto come peso, voglio dire, lo ricordiamo vincitore nella categoria allievi l'anno scorso nella gara che si è svolta a, non solo al campionato italiano ma anche al trofeo Guerciotti che si è svolto all'Idroscalo, un'altra gara internazionale che si svolgerà appunto quest'anno il giorno 8 dicembre. Ma torniamo a Clusone che sta dimostrando, nonostante il cattivo tempo, la bontà del luogo per far svolgere manifestazioni come queste. Non dobbiamo dimenticare, intanto inquadrato vedete Loris Bompieri che sfoggia anche lui la nuova maglia proprio da oggi, primo novembre, tutti i corridori si presentano al via con le nuove maglie di affiliazione e Loris Bompieri corre per il team Fratelli Giorgi. Intanto vedete l'attacco di Ursi, ma subito vanificato da un incidente, una scivolata, e adesso il Veneto Mercante gli è ancora subito di fianco, anzi in questo momento lo supera, ha dei problemi con la catena Ursi, ma sono incidenti del momento, peccato che abbia consumato energie per poter fare questo scatto. Intanto ecco che c'è un altro esordio con la nuova maglia, seppur tricolore come l'anno scorso, della Spreafico Olympus col Nago. Annabella Stropparo ha lasciato praticamente la squadra di Erminio Bolgiani e corre da quest'anno, dal primo novembre, per il gruppo sportivo, l'associazione sportiva Spreafico. Ma Bolgiani non è per nulla impensierito se ha perso la numero uno del ciclismo fuoristrada, perché con i propri colori si è portata a casa addirittura la Lechner, che è l'astro nascente del fuoristrada, sia di mountain bike che anche nel ciclocross. Anzi, vedo a dire che la Lechner, proprio nei recenti mondiali e negli europei che si sono svolti proprio poco tempo fa, nel mese di settembre, ha conquistato le uniche medaglie dei mondiali ottenuti da corridori italiani quest'anno, medaglia d'argento in entrambi i casi nella categoria juniores. Beh, una bella realtà quella della Lechner, abbiamo imparato a conoscerla nelle tante manifestazioni che abbiamo seguito e proposto ai nostri telespettatori. Abbiamo visto al comando della gara juniores rimanevano due corridori, Ursi in compagnia di Mercante, erano fasi di studio. Come abbiamo detto, già piuttosto definite le posizioni nella prova femminile, con la Stropparo al comando con una certa tranquillità, anche se appunto alle sue spalle c'è un'atleta molto forte ed esperta come Paola Bortolin, mentre la terza posizione è occupata dalla Cucciniello, che difende i colori della Guerciotti. Avevamo visto in precedenza Ursi scattare, aveva reagito Mercante, ma il portacolore della Bareggese non si è dato assolutamente per vinto, e quindi ancora uno scatto secco, deciso, ed ora Fabio Ursi è solo al comando. È solo al comando, e soprattutto in una gara come questa che, come ci suggerisce chi sta facendo il tifo per lui, si tratta di vero ciclocross. Era un po' di tempo che il ciclocross non affrontava percorsi infangati, proprio invernali, come quello di Clusone. Insomma, qui si tratta veramente di ciclocross, e Ursi sta dimostrando tutte le proprie qualità, al punto che Mercante lo abbiamo visto naturalmente un pochettino rassegnato. Non è certamente una scoperta invece Annabella Stropparo, che continua nella sua marcia solitaria, una Stropparo che comunque ha voluto partecipare a questa gara giusto per
si può dire, iniziare la nuova stagione, ma che non farà il ciclocross a tempo pieno. Intanto siamo già alla conclusione e vincere Fabio Ursi davanti al praticamente Daniele Radici della Motorless Bianchi, che riesce proprio all'ultimo a guadagnare una posizione davanti a Gabriele Mercante. Fabio Ursi, vincitore in una gara dove c'erano tanti campioni italiani, ex campioni italiani, e tu naturalmente hai vinto, vuol dire un esordio alla grande in questa stagione che ti vede naturalmente tra i favoriti. Sì, devo ringraziare moltissimo la mia società perché mi ha dato a disposizione tutto quello che aveva. Mi stanno seguendo benissimo, quindi questa vittoria la dedico al mio presidente. Presidente della Barragese, ringrazio moltissimo anche mio padre, che spero sia contento di questa mia vittoria. Sei partito un po' in ritardo, ma poi naturalmente hai tirato fuori tutta la tua classe, perché questa insomma è classe. Grazie, di solito io parto sempre un po' piano perché faccio fatica al primo giro, però poi si sa che recupero qualcosa. Oggi il percorso mi è piaciuto, c'è stato da divertirsi e mi è andata bene. Categoria femminile naturalmente appannaggio della tricolore che squisce la maglia, è una professionista, mette in luce i propri sponsor Olympus, Spirafico e Colnago. Annabella, la prima cosa che ti abbiamo sentito dire è stata dura. No, è stata molto faticosa perché penso in tutto l'anno non ho mai trovato un percorso neanche mountain bike così fangoso e non essendo abituata al fango devo dire che mi sono dovuta impegnare molto per non soffrire troppo. Comunque non hai sofferto molto, dicevi, per non soffrire molto, ma di fatto comunque hai vinto e la storia si ripete. Ma diciamo che questa per quest'anno è l'ultima gara, per quest'anno si può dire di no, perché il 7 di dicembre sarò a Barzago, che correrò praticamente in casa, visto che sarà sponsorizzata da Spirafico. Quindi adesso un po' di pausa e poi si riprenderà. Enrico Fanzoi, una maglia di campione del mondo che pesa non solo per l'impegno agonistico, ma perché sei chiamato da ogni parte a fare da promotore di questo sport nei confronti dei giovani. Sappiamo che nei giorni scorsi sei stato in Piemonte a insegnare come si fa a pedalare e soprattutto a pedalare in fuoristrada con tanti bambini della regione Piemonte, appunto. Ma secondo me è importante insegnare ai ragazzini come si pratica bene il ciclocross, perché è importante che vengano su con l'idea di praticare questa specialità nel miglior modo. Io sono contento di insegnarli e bisogna che fare di tutto perché cresca un bel vivaio. Tu sai proprio come si fa dal momento che hai ottenuto i grandi risultati anche quando eri allievo. Ci ricordiamo vincitore di un titolo italiano a Parabiago. Sì, è importante perché anche da quest'anno ho visto che gli avversari anche sono molto più ad alto livello. Sono contento perché non è giusto che ci sia un unico che vada forte, bisogna che ci sia sempre un continuo ricambio, un continuo lottare per la vittoria. Ma qual è la domanda più curiosa che ti fanno i ragazzini? La domanda più curiosa che ti fanno i ragazzini quando ti domandano qualcosa? Mi domandano come ho fatto, come ho fatto a cominciare, quante vittorie ho fatto da ragazzino. Quello è relativo, l'importante è all'inizio che i ragazzini si divertano e poi da dilettante, professionisti, si fa ora a fare le cose seriamente. E così avete conosciuto da vicino anche il campione del mondo degli Under 23, Enrico Franzoi, che ha partecipato al secondo Gran Premio Città di Clusone, prova di apertura del trofeo Lombardia, Ciclocross Memorial Lele d'Aloste e naturalmente gara valida per l'assegnazione del trofeo Colnago, che è stato vicino a questa manifestazione come un vecchio padre, potremmo dire. Veniamo alla gara Under 23 e poi c'è anche un gruppo di amatori, li vedremo solo in alcuni istanti, partecipazione del campione del mondo e naturalmente c'è anche colui il quale ha già conquistato due medaglie d'oro ai mondiali, ma in questo caso è in qualità di meccanico e di assistente, corre il figlio.
Con noi sempre a commentare le immagini Stefano Bertolotti. Stiamo parlando di un bergamasco pugliese o di un pugliese bergamasco? Di un pugliese che si è trasferito in provincia di Bergamo anni fa, Vito Di Tano, la migliore espressione del ciclocross italiano a cavallo negli anni 80. Di Tano ha vinto 2 campionati del mondo, ha tenuto per anni alta la bandiera del ciclocross azzurro in tutto il mondo. Diciamo Di Tano e Longo sono un po' i due massimi rappresentanti di questa nostra specialità. Una ventina i partenti alla prova riservata alle categorie elite ed Under 23 per questo Gran Premio Città di Clusone, al quale partecipa anche un altro campione del mondo. Lo vediamo, si tratta di Perotti, campione del mondo delle categorie amatoriali. È il fratello di quel Lorenzo Perotti che pavese, che gareggia per la Guerciotti. Intanto qui la maglia di campione del mondo, quello degli Under 23, già solo al comando, Enrico Franzoi, che è inseguito, lo vediamo, da Bramati, da Luca Bramati, che occupa la seconda posizione. Terzo posto Alex Flavio Longhi, ancora un altro atleta con una maglia nuova. Un Flavio Longhi che era preceduto da Raffaella Visinelli del Team Acqua Cerella di Bologna, Velo Club Bologna, e qui vediamo il figlio di Di Tano impegnato. È tale quale al padre, leve lunghe, una giornata come questa con il fango ha portato suo padre al trionfo, qui però è comunque molto molto ben pedalabile. Va detto che questa qui praticamente è l'ultima prova per il nostro campione del mondo, che è in procinto di partecipare proprio sabato 8 novembre ai campionati europei Under 23 che si svolgeranno in Repubblica Ceca e più esattamente a Tabor, a pochi chilometri da Praga, a pochi chilometri da praticamente da un luogo tradizionale dove proprio qualche anno fa si sono svolti i campionati del mondo di ciclocross. Un Enrico Franzoi quindi che è in rodaggio, corre a sé stante, insomma la sua classe e la preparazione, naturalmente lui è campione del mondo, quindi contrariamente magari a qualche stradista che appena terminato la stagione, per lui ha iniziato a correre in ciclocross e naturalmente è in procinto di conquistare, almeno le intenzioni sono quelle, una nuova maglia tutta blu con le stelle dell'Europa. Un Enrico Franzoi che rappresenta anche, lo abbiamo visto nell'intervista prima della partenza, un punto di riferimento per la federazione e per i tanti giovani che vengono avvicinati in ogni regione al ciclocross. Franzoi rappresenta quello, appunto, come dicevi, un punto di riferimento per i giovani, un po' quello che Daniele Pontoni qualche anno fa rappresentava per Franzoi. Non dimentichiamo che il portacolore della Trevigiani, l'attuale campione del mondo, ha effettuato lunghissimi periodi proprio al fianco di Daniele Pontoni per apprendere i segreti di questa specialità, per imparare come allenarsi, come affrontare le gare. Insomma, Pontoni si è preso a cuore questo ragazzo e l'ha cresciuto fino a portarlo alla maglia di campione del mondo, e quindi ora si trova Franzoi a fare un po' da chioccia tanti bambini, e questa è una cosa bellissima per lo sviluppo e per l'incremento di questo sport. Uno sport che sembrava finito solo alcuni anni fa, ma che nella realtà, grazie alla federazione, ai tecnici, a Morelli e anche al tecnico di specialità Claudio Vettorella, altro atleta con un notevole passato nel ciclocross, che da un paio di stagioni sta affiancando il tecnico della nazionale Alfonso Morelli. E tutta questa forza, questa unione di forze con naturalmente il beneplacito dei corridori, perché se poi mancano i corridori i tecnici non servono nel modo più assoluto, con il fatto dei tanti corridori che si avvicinano in inverno a questa specialità stiamo ottenendo questi risultati. All'inizio di quest'anno, nel 2003, si sono svolti i mondiali a Monopoli, grazie naturalmente all'interessamento di quel Vito Di Tano, perché Monopoli, è giusto ricordarlo, è la sua città dove abita normalmente, un Vito Di Tano che ha portato l'iride praticamente in casa e ha permesso ad Enrico Franzoi di esprimersi al meglio. Avete visto che c'è un po' un'alternanza tra Luca Bramati e Flavio Alex Longhi nel condurre la seconda posizione, fa parte del gioco, invece alternanza non ce n'è nel modo più assoluto per quanto riguarda Enrico Franzoi, che
continua imperterrito nella sua marcia. Avete visto, c'è un tratto che è particolarmente fangoso e è consigliato quindi agli atleti di percorrerlo a piedi, e Fanzoi con estrema tecnica imparata, come diceva Stefano precedentemente, proprio da un vecchio lupo di mare o comunque lupo del fango come il nostro Pontoni, dicevamo, l'atleta è sceso dalla bicicletta. Avete visto Alex Flavio Longhi che voleva insistere, ma è entrato praticamente nel centro del prato, voleva insistere ad andare in bicicletta e non ce l'ha fatta, ha dovuto scendere così come ha fatto Luca Bramati. All'inseguimento di questi corridori, quindi in quarta e quinta posizione, vediamo Visinelli e un atleta che viene dalla Toscana, Mirko Balducci, della Mercedes-Benz Sell Italia, società che organizzerà la terza prova nel circuito cross Gran Premio Selle Italia, mentre è giusto ricordarlo, proprio domenica 9 novembre questo circuito composto da 4 prove si aprirà in quel di Rovato con la regia organizzativa del gruppo sportivo Lodetto, e che ha in Giuseppe Martinelli, in pratica il direttore sportivo, uno dei direttori sportivi della Saeco, il massimo esponente. Ricordiamolo che Martinelli è anche assessore allo sport della città di Rovato. Ritorna in seconda posizione Luca Bramati ed in terza vedete Alex Flavio Longhi. Ma per il gioco delle categorie, in questo caso c'è primo Under 23 Enrico Fanzoi, primo Elite Luca Bramati, secondo Under 23 Flavio Alex Longhi. Inquadrato in questo momento Mirko Balducci, un atleta che appartiene alla categoria Elite ed ora a seguirlo, poco distante, Rafael Visinelli, corridore del Velo Club Bologna. Va detto che ci sono due atleti che stiamo vedendo, quest'ultimo era il Luca Damiani e insieme a Lorenzo Perotti sono caduti all'inizio della partita, quella caduta che c'è stata appena dopo la partenza, e quindi stanno in questo momento risalendo posizioni dietro posizioni. Una bella, bellissima prova la loro, mentre naturalmente inquadrato sempre lui, il protagonista di questa gara, il campione del mondo degli Under 23, portacolori dell'Unione Sportiva Trevigiani Dinamont Unicredit, Enrico Fanzoi. Sempre solo al comando davanti a Luca Bramati, che rimane in seconda posizione da inseguire. Eccoci con Alex Flavio Longhi, un lombardo, è rimasto per un po' di tempo insieme a Bramati a lottare per la seconda e terza posizione, ora occupa il terzo posto. Alex Flavio Longhi, che ha avuto una stagione caratterizzata da diverse disavventure legate alla squadra, ha iniziato la stagione gareggiando per una squadra toscana, la Cotto Ref, che poi per le note vicende è stata sospesa dall'attività, ha disputato qualche corsa su strada con la Cicli Preda, un'altra squadra, ed ora si presenta al via della nuova stagione ciclocrossistica con i colori di una squadra svizzera, appunto la Pesciatina. Alex Flavio Longhi che occupa la terza posizione quando siamo ormai nelle fasi conclusive di gara. E non dobbiamo dimenticare che Alex Flavio Longhi ha già conquistato ben 3 maglie di campione italiano esordiente allievi e juniores, e l'anno scorso è salito proprio sul podio degli Under 23, battuto proprio da Fanzoi. Longhi rappresenta appunto uno dei migliori elementi, soprattutto in prospettiva futura. Diciamo, ora in questo istante, a cavallo tra il 2003 e il 2004, la realtà più consistente è quella di un Enrico Fanzoi in continua crescita, e dietro ci sono dei ragazzi molto interessanti, lo stesso Longhi, non dimentichiamo Damiani, l'altro lombardo, quindi abbiamo visto, lo vediamo inquadrato proprio in queste fasi di gara, un portacolori della Guerciotti e il ragazzo valtellinese Damiani, e poi ci sono dei corridori di notevole esperienza come Lorenzo Perotti, altro portacolori del gruppo sportivo Guerciotti Selle Italia. Ed eccoci ora con il passaggio per il toscano Mirko Balducci della Mercedes-Benz Selle Italia, altro ragazzo molto interessante, così come nel caso della maglia Vezza Brunero quella di Marco Bianco, il piemontese che ha già difeso più volte i colori della maglia azzurra, e qui una maglia iridata sempre al comando, non cambia la situazione con Enrico Fanzoi in testa.
Va detto, lo avrete sicuramente notato, mentre Stefano Bertolotti continuava a commentarci i nomi dei corridori che venivano proposti sul teleschermo, che sia Perotti che Damiani hanno superato Balducci e Visinelli. Questa è la situazione, un premio, va fatto un complimento più che altro a questi due atleti portacolori del gruppo sportivo Salitalia Guerciotti, che nonostante la caduta all'inizio abbiano perso anche diverso tempo, non si sono per niente abbattuti, anzi hanno trovato la forza per reagire e fare un grossissimo recupero. In questo momento sono sia Perotti che Damiani sono alle spalle del terzetto nobile di questa corsa che ha rappresentato da Franzoi, da Bramati e da Longhi, un Longhi che vediamo inquadrato in questo momento. Vedete un tracciato, quello predisposto dagli amici della Arighini Filago Colnago e della Mountain Bike di Clusone, particolarmente tecnico, particolarmente bello, particolarmente interessante, e poi c'è stata la pioggia che ha reso veramente d'altri tempi questo percorso, questo tracciato che rappresenta essere la vera scuola del fuoristrada. Ma a questo proposito sentiamo il responsabile lombardo del ciclocross, che naturalmente non poteva mancare a Clusone. Gino Bortoluzzo, commissario tecnico, è il caso di dirlo, responsabile della Lombardia per quanto riguarda il ciclocross, un ciclocross che oggi inizia bagnato, e c'è un detto che dice: sposa bagnata, sposa fortunata. Speriamo che l'augurio sia così per tutto l'anno. Comunque la giornata è stata veramente dura per gli atleti, un percorso così era già duro di per sé, anche se era asciutto, quindi diciamo che oggi c'è il massimo dell'espressione del ciclocross. Massimo dell'espressione del ciclocross, e già abbiamo visto delle grandi individualità, Ursi, abbiamo visto la Stopparo, abbiamo visto tanti ragazzi giovani, esordienti, iniziare magari per la prima volta, ma di fatto vuol dire che quello che state facendo in regione sta andando veramente per il meglio. Beh, certamente, il lavoro che stiamo portando avanti da anni con la collaborazione del comitato regionale, con il direttivo regionale, sta dando i suoi frutti. Certamente oggi l'impatto è stato piuttosto duro, diciamo, perché un percorso così non si vedeva da anni. Comunque niente, ben venga, vedo che tutti hanno sopportato bene quello che hanno fatto, e quindi mi auguro che il proseguo della stagione vada ancora meglio. Il proseguo della stagione è impegnato su questo trofeo Lombardia, che ormai è una tradizione. Senz'altro, per le categorie giovanili è essenziale, tanto è vero che anche la regione Piemonte dalla distanza di anni ha imitato un po' quello che è il trofeo Lombardia Memorial dall'Oste. Noi ci crediamo molto nel ricambio dei giovani, specialmente nelle categorie giovanili, e veramente sta dando anche i suoi frutti. Ricordiamo domenica 9 novembre a Rovato per la seconda prova, ma soprattutto come prima prova del circuito nazionale del Gran Premio Sella Italia. Ma siamo alle battute finali di questo secondo Gran Premio Città di Clusone, trofeo Colnago. Ultimi colpi di pedale con Enrico Franzoi solo al comando, come del resto ha disputato in pratica tutta la gara in solitudine. Alza le braccia al cielo, una maglia iridata a nobilitare questa corsa, quella appunto di un Franzoi che ha degli obiettivi ben precisi per questo prosieguo di stagione. Bisognerà attendere ben 2 minuti e 47 secondi per l'arrivo dell'atleta che si classifica in seconda posizione, Luca Bramati della Scott Racing Team, che di fatto è il primo classificato della categoria Elite, essendo Franzoi un under 23. A 3 minuti e 26 secondi di ritardo arriva un Alex Flavio Longhi un po' sconsolato, altro atleta della categoria under 23, va a occupare il secondo posto in quella categoria. Un Bramati quasi riconoscibile sul volto, ma riconoscibilissimo per lo stile di gara. Un secondo posto assoluto, primo nella categoria, in un cross vero, d'altri tempi. Sì, è un cross alla Ditano, infatti c'era Vito qua in giro che si divertiva a vederci. Diciamo che oramai nelle ultime stagioni è un cross anomalo questo, però va bene anche così perché bisogna accettare tutti i tipi di percorso, quindi sono contento di essere arrivato secondo. Anche perché davanti a te c'è un signor campione del mondo. Sì, infatti adesso penso che la sua condizione è strepitosa e sta andando forte veramente. Una vittoria in un cross anomalo per gli ultimi tempi, ma che è un cross che ti ha messo in condizione di fare un test importante con tanto fango, un cross come c'erano una volta. Sì, effettivamente è stato un buon test perché c'era molto fango e rispecchiava proprio i cross di un tempo.
c'erano vari tratti da fare a piedi e posso ritenermi soddisfatto della condizione perché vedendo che le situazioni sono buone in prospettiva europeo di sabato prossimo a Tabor posso farci un buon pensierino. Vuoi cambiare maglia? La maglia resterà sempre questa nell'eventualità di vincere. Comunque anche non mi dispiacerebbe affatto vincere anche quella maglia. Un presidente regionale a questa prima uscita del trofeo Lombardia che sta avendo grande successo in campo, in corsa, il campione del mondo Fanzoi, un successo per tutto il movimento del ciclocross non solo lombardo. Ma noi sai che siamo molto disponibili a recettare il campione, che sia lombardo o che non sia lombardo, la cosa a noi ci fa molto piacere, che siamo convinti che se il nostro, nelle nostre arti povere, cioè nelle discipline dove si prende poco, riusciamo a tirare fuori qualcosa, il movimento, il vivaio prende una spinta notevole, perciò siamo contenti e complimenti a questo ragazzo che sta dimostrando di essere veramente qualcuno in questa specialità abbastanza difficile. Siamo giunti così alla conclusione di questa giornata di Clusone, ricordiamo secondo Gran Premio Città di Clusone voluto dagli amici della Mountain Bike Club locale, ma naturalmente aiutati dai tanti amici dello Sci Club di Clusone che nel 2000 ha organizzato addirittura un evento mondiale per quanto riguarda lo sci da fondo. Ultime immagini che riguardano i più forti, i più bravi, stiamo parlando del campione del mondo che ha vinto questa prima prova valida per l'assegnazione del trofeo Colnago da Clusone. È veramente tutto.